Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri, la trasmissione voluta dagli uffici per le comunicazioni sociali delle diocesi della regione ecclesiastica Ligure, realizzata in collaborazione dai mezzi di informazione sul territorio. Questa settimana iniziamo dalla diocesi di Savona, perché domenica nella cattedrale di Nostra Signora Assunta il vescovo Gero Marino ha ordinato diaconi permanenti Ivano Perata, responsabile dell'oratorio salesiano Don Bosco di Varazze, e Salvatore D'Angelo, collaboratore della parrocchia di San Paolo Apostolo. Il rito si è tenuto nella solennità di Cristo Re, che ha concluso il tempo ordinario. Vediamo. Cristo è re non nel senso comune del termine, ma attraverso il servizio. Il vescovo Gero Marino lo ricorda nel giorno della solennità, impreziosita dall'ordinazione di due nuovi diaconi permanenti, Salvatore D'Angelo e Ivano Perata. La diaconia non è essere mezzi preti e mezzi laici, spiega il pastore della diocesi di Savona Noli, ma farsi dono nel servizio della propria vita. Perché la vostra è una vocazione specifica. Siete custodi del servizio nella Chiesa. Servi, perché tutta la Chiesa non dimentichi di essere povera e serva secondo il sogno di Dio. L'imposizione delle mani da parte del vescovo, la faccia a terra, la vicinanza all'altare, tutte parti di un rito preparato e atteso da tempo per D'Angelo, 66 anni, sposato con Gilda e padre di Simone, e per Perata, 52enne, sposato con Claudia e papà di 4 giovani. Ci tocca ricominciare sempre, un po' la storia di noi cristiani e della nostra fede. Una nuova partenza per un ministero estremamente importante, quello del diaconato permanente, che Monsignore ci ha voluto istituire. Che cosa faremo in futuro? Continueremo a fare quello che abbiamo fatto, portandoci, come nell'omelia è stato citato, portandoci sempre più a servizio di chi ha bisogno. I diaconi erano per gli orfani e le vedove. Ecco, i nuovi orfani e le nuove vedove di questi tempi sono a fianco a noi, per cui necessitano del nostro aiuto, del nostro servizio. Ecco, come nell'immagine che è stata proposta della lavanda di piedi di Gesù a Pietro, anche noi siamo servitori e laviamo i piedi ai più poveri. Ivano, anche per te comincia, come hai detto, una nuova avventura. Bene, nello spirito salesiano, sempre al servizio. Sì, senz'altro, servizio per i più giovani, per i poveri, nel mio caso nell'oratorio dove ci sono i ragazzi, perché alle volte ci dimentichiamo che anche loro hanno le loro povertà. Niente, spero di continuare a essere un testimone, spero di continuare a far sì che il Signore mi possa guidare, illuminare e niente. Cosa vuoi che ti dica? Le parole direi che le ho finite veramente. Grazie veramente a tutti, perché è stata una cerimonia emozionante, e delle tante presenze inaspettate da salesiani che hanno fatto chilometri, da Roma addirittura sono venuti per me. Questo per me è una grande dimostrazione d'affetto che mi ha riempito il cuore. Venite ordinati, ha concluso così l'omelia il vescovo, per rendere presente la Chiesa nelle tante periferie, ospedali, scuole, carcere e nei luoghi dove vivono e dormono i senza fissa dimora. Perché Gesù è nato ed è morto in periferia, fuori dalle mura. Prego perché anche la nostra Chiesa sappia sempre di più, anche col vostro aiuto, abitare le periferie. Ora parliamo di un appuntamento che ha coinvolto tutte le diocesi, ossia la celebrazione della giornata della gioventù, che quest'anno si è svolta a livello diocesano, appunto. Tutti i ragazzi e le ragazze sono stati chiamati a iniziare a pensare ad un sogno per l'estate del 2023, alla possibilità cioè di partecipare alla giornata mondiale della gioventù, che si terrà appunto alla fine del mese di agosto del 2023 a Lisbona. Tutte le diocesi hanno organizzato iniziative per celebrare la giornata dei giovani e noi ora andiamo nella diocesi di Tortona per vedere come è stata celebrata appunto a Tortona questa occasione. Ragazzi,
ragazze e i ragazzi di Tortona si sono radunati nella Basilica Santuario Madonna della Guardia per la giornata della gioventù celebrata quest'anno a livello diocesano. Il cuore del loro appuntamento è stata la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Guido Marini. Nel 2023 invece l'appuntamento che radunerà tutte le ragazze e i ragazzi del mondo si svolgerà a Lisbona e il cammino di preparazione può dirsi ufficialmente iniziato. All'inizio della celebrazione infatti Simone ha illustrato le caratteristiche del logo scelto per l'appuntamento portoghese, invitando nello stesso tempo a partecipare a questo gesto che avrà come tema Maria si alzò e andò in fretta. Il logo ha come simbolo principale la croce, che è appunto il tema centrale, ovvero Dio, Gesù, e in questo logo c'è tutta la sua essenza, vabbè ci sono i colori del Portogallo ovviamente, però c'è anche il tema della GMG che è quello di Maria che viene chiamata ad andare da Elisabetta e quindi lì si vede il profilo di Maria protesa in avanti dopo la chiamata, pronta ad andare da Elisabetta, chissà magari se noi riusciremo a rispondere alla chiamata di andare alla GMG di Lisbona 2023, mi auguro che la maggior parte di noi faccia questa scelta. Nel logo si vede anche un rosario per simboleggiare l'attaccamento del popolo portoghese a Fatima e a tutto quello che riguarda il pellegrinaggio e si vede anche questa sorta di curva gialla che dovrebbe rappresentare secondo l'autrice lo Spirito Santo che guida Maria in tutte le sue scelte di vita pur essendo giovane, giovanissima come moltissimi di noi stasera. Il breve intervento di Simone ha in qualche modo suggerito al Vescovo Marini alcune riflessioni. Devo dire che Simone, con le parole belle che mi ha rivolto all'inizio, da un certo punto di vista mi ha rubato il primo pensiero che avevo immaginato di dirvi, ma ti perdono Simone. Perché mi ha fatto bene, ha voluto ricordarvi, ricordare a tutti noi quella sigla che vi avevo consegnato più o meno un anno fa. Questa sigla un po' particolare, che nel suo significato originale sapete che cosa significa, posta elettronica certificata. Che noi abbiamo assunto con un significato nuovo, parola, eucaristia, carità. Quale traccia del nostro cammino, traccia del cammino della nostra vita. Ecco perché da quel giorno di circa un anno fa è entrata un po' nella consuetudine dire che i giovani Tortona, i giovani cristiani Tortona sono i giovani della PEC. Al termine della celebrazione i giovani si sono ritrovati per una serata di musica punteggiata da testimonianze dedicate all'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù. E continuiamo a parlare della Giornata dei Giovani andando a vedere come è stata celebrata nella diocesi della Spezia. Questa serata questo obiettivo è la giornata diocesana della gioventù, cioè la giornata che ci prepara a vivere la giornata mondiale della gioventù. Amigo, le pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí? Che fai, te ne privi? Meglio così, bene. Possiamo dare il benvenuto a Don Alberto, l'accogliamo. Super applauso a Don Alberto! Un po' anche ad Alessio.
e un po' dell'applauso anche ad Alessio che è con lui, quindi ancora un po' d'applauso per Alessio. Fin da busta è arrivato, quindi un applauso al vescovo che è qui con noi questa sera e che condivide con noi questo momento. Che sono due parole effettivamente che possiamo usare per partire quest'oggi. Non so se io facevo spagnolo alle medie, voi fate spagnolo? Ok, poi ho fatto 3 anni e ho rimosso tutto, però alle medie un pochino lo capivo e mi pare di aver capito tra le parole che ha detto il Papa in spagnolo la parola crisi. Avete sentito anche voi un po' di volte? Magari ho sbagliato io. L'ha detto, no? L'ha detto, perfetto. Perché il Papa dice crisi? Perché effettivamente, ad essere in maniera sana realisti, c'è un pochino di crisi, ma non solo nell'economia, non solo nel mondo perché c'è la guerra, c'è crisi anche nella Chiesa. Siamo sempre un po' in crisi. Mi facevano notare che i ragazzi di oggi, i giovani, quindi la maggior parte di voi, da che è nato in un mondo sempre in stato di crisi. Quando ero piccolo, io mi ricordo che il mondo era diverso e che io ero un bambino più sereno rispetto alla media dei bambini di oggi. Io ho visto le Torri Gemelle cadere, stavo guardando la televisione, poi le trasmissioni si sono interrotte e mi sono lamentato, però poi ho capito che c'era qualcosa di più importante. Da quel momento in avanti, il mondo io l'ho visto sempre in crisi e mi sono reso conto che i ragazzi che io accompagno hanno sempre visto la crisi davanti a sé. Che tipo di futuro avete davanti, ragazzi? Qual è il mondo che vi aspetta? Già adesso la situazione forse fa paura. E poi? È importante renderci conto che c'è la crisi. La crisi di per sé non è mai un male in assoluto. Dalle crisi, infatti, può venire fuori il meglio di noi. Dalle crisi, nel corso della storia, sono sempre venuti fuori, ad esempio, i santi. Da questa crisi, cosa verrà fuori? Da questa nostra crisi e da noi che l'abitiamo, che cosa nascerà? Forse, per prepararci a questa giornata mondiale della gioventù, dobbiamo prepararci ad abitare la crisi che la Chiesa sta vivendo. Anzi, forse, se vogliamo essere dei cristiani con gli attributi, dobbiamo essere cristiani capaci di abitare la crisi di oggi, perché altrimenti è inutile. Cioè ce la stiamo raccontando, cioè o la fede è una risposta alla crisi di oggi o altrimenti è una perdita di tempo. Io vorrei con voi quest'oggi provare a capire come abitare la crisi e per farlo ci mettiamo semplicemente a guardare alla vita di una santa donna che ha abitato crisi piuttosto importanti ed è Maria. Maria diventa per noi quasi il modello, l'esempio, l'ispirazione per poter abitare questo tempo. Ora, come si abita una crisi? Con coraggio, con intraprendenza e con un po' di follia, perché altrimenti ce ne stiamo rannicchiati su noi stessi, ci lamentiamo che le cose non vanno bene. Ah, Dio avrebbe dovuto fare questo. Perché Dio mi sta chiedendo questo? Perché tutti questi problemi nella mia vita? E puntiamo il dito contro gli altri. I miei genitori, mio dono, mio vescovo, mia nonna. È sempre colpa degli altri. Invece Maria, umilmente, trova da dentro la forza per muovere, non un passo, centinaia di migliaia di passi e fare qualcosa che sblocca il suo futuro. Il coraggio sblocca il futuro. Che tipo di coraggio di fronte alla vita stai esibendo? Qual è la risposta del tuo cuore a un mondo che ti sta presentando la guerra, la crisi economica, la crisi della Chiesa, i problemi nella tua famiglia, i problemi nella tua scuola? Tu,
cosa stai facendo? Maria ha fatto 100 chilometri a piedi. E così Maria rimase con lei circa 3 mesi. Poi tornò a casa sua. 3 mesi. 3 mesi in cui Maria vive nascosta dal mondo, però 3 mesi decisivi in cui Maria impara ciò che serve per vivere le crisi, per prepararsi a vivere le crisi più grandi nella sua vita, che saranno ad esempio il momento in cui Gesù parte da casa e dice: mamma, papà, ciao, io me ne vado, vado a fare il Messia. E l'altra crisi, quando Gesù lo stanno uccidendo e lei è sotto la croce e lo vede morire. In che modo Maria vive in maniera santa queste crisi? E in che modo da queste crisi poi sgorga la Chiesa? Perché Maria, fin da giovane, ha imparato ad affrontare le crisi con coraggio. È un pizzico di follia che ti permette di fare centinaia di chilometri per risolvere le cose che non vanno nella tua vita. Maria affronta le crisi mettendosi a servizio, usando il suo tempo per il bene di chi è più bisognoso. Questo relativizza i suoi problemi e le dà la capacità di affrontarli più serenamente. Maria, giovane, affronta le crisi con l'amicizia, perché nessuno si salva da solo e gli altri, gli amici, i fratelli, chi ti apre il cuore è capace di tirare fuori il meglio di te. Maria affronta la crisi con la preghiera, che le permette di vedere il mondo in maniera diversa. Esce dalla preghiera e si rende conto che lei ha la capacità di avere uno sguardo più lucido, vede come Dio e quindi ha la possibilità di agire come Lui. Ci stiamo preparando alla GMG, in un momento di chiesa un po' difficile. C'è la crisi, ma non è un problema. È semplicemente la condizione di adesso. Il punto è, io, giovane, sono pronto con la mia giovane età, col fiore dei miei anni, ad affrontare questa situazione? Se ciascuno di noi risponde di sì, Dio, col nostro sì, è capace di fare grandi miracoli. Grazie. Grazie. Vabbè, diciamo che è stato bravo. E quindi diciamo, che fai? Te ne privi? Bene. E grazie Don Alberto, veramente di cuore, per le tue parole che hanno veramente scaldato il cuore. E ci hai invitato ad andare alla GMG. Tu ci vai? Certo, ovviamente andremo con i ragazzi di Bustarsizio e non solo. Ci beccheremo. Certo, non so, ci, ovviamente. Speriamo, in grosso modo. Ma eccellenza, viene alla GMG? Spero di sì. Oh, bene, bene, anche il vescovo siamo quasi preso, va bene, bene, bene. Eccellenza, ci parla. Ecco, dunque io mi rifaccio un po' a quello che ha detto anche Don Luca, questo importante incontro della GMG è veramente fondamentale per chi ovviamente partecipa, per chi non potesse partecipare c'è però anche sempre una partecipazione interiore e in ogni caso poi c'è la GMG è un evento che però poi si va a plasmare poi sulla vita di una parrocchia, di una diocesi e sulla vita personale di ognuno di noi, e questo mi sembra veramente fondamentale perché poi la grazia di Dio va a permeare un po' tutte le nostre esistenze e è un po' come l'acqua, no? Che quando piove e hai un buco sul tetto, dice piove lì e cadrà l'acqua qua, no, piove lì e l'acqua cade là, perché la grazia di Dio permea tutto in maniera molto molto misteriosa. E allora a volte cogliamo una cosa qua e poi ritroviamo la grazia di là, dice ma da dove è arrivata? Perché pioveva lì. Sì, tu pensi che piovesse lì. Di fatto poi va veramente a permeare tutto. Allora l'invito è questo, in ogni caso è quello di vivere bene questi momenti, ma questi momenti vuol dire non solo questa sera, ma anche tutto quello che poi c'è dopo. Fra l'altro siamo all'inizio dell'Avvento, L'Avvento non è uno dei tanti, è veramente quel cuore in cui Maria... ecco, fa partire tutto, o meglio, Dio attraverso Maria fa partire tutto, perché è Lui sempre che ha il primato di tutte le nostre cose ed è Lui che ci muove interiormente, altrimenti senza la sua grazia non potremmo mai muoverci.
Ora andiamo a Genova, nella chiesa di Santa Caterina in Portoria, le suore terziarie minime di San Francesco di Paola hanno celebrato il 120° anniversario di fondazione della congregazione. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Erano presenti numerosi fedeli. Vediamo. Da 120 anni sono una presenza nel cuore di Genova. Le suore minime hanno celebrato l'anniversario in preghiera e nella gratitudine, ricordando la fondatrice e le sorelle che hanno contribuito alla crescita della vita spirituale e della carità materiale della congregazione. Una vita nascosta, quella della fondatrice delle suore minime di San Francesco di Paola, madre Maria Raffaella De Giovanna, nata nel 1870 e morta nel 1933, la suora di Marassi, che qui trascorse tutta la sua vita occupandosi soprattutto degli ammalati. Le suore minime sono per vocazione suore infermiere e lo sono fin dagli inizi, dalla missione delle prime novizie nel 1902. Oggi sono presenti in tutta la Liguria. Lo ha ricordato nell'omelia al cardinale Angelo Bagnasco, che il 16 luglio del 2012 autorizzò con decreto l'introduzione della causa di beatificazione. La serva di Dio è figlia di Genova e anche oggi la città gode della presenza operosa delle suore minime a servizio dei bambini, dei malati, anziani, di varie comunità parrocchiali. Laddove la gente ha bisogno, la Chiesa è presente grazie alla fantasia della carità e alle opere della fede che i credenti, consacrati e laici, mettono in atto. I mezzi sono sempre pochi, lo sappiamo. Ma le opere sono molte e soprattutto grande è la fede. Nonostante sia morta da tanti anni, è attualissima la madre fondatrice per tutto quello che ha insegnato, il valore della vita, il valore della famiglia, il valore della carità e il soccorso a chi ha maggiormente bisogno. I poveri, i malati sono sempre, ci saranno sempre e quindi c'è sempre bisogno di soccorso. Dicono che la madre non guardava niente, usciva col brutto tempo, col cattivo tempo, di notte e di giorno per soccorrere chi aveva bisogno. Anche se i tempi sono cambiati, anche se ci sono strutture nuove, anche se c'è una maggiore assistenza, c'è sempre chi ha bisogno. Forse povertà diverse, nuove, meno conosciute, ma ci sono sempre e quindi esigono la buona volontà di andare incontro con l'aiuto di Dio. In questo momento siamo poche, ma il Signore si vede che per Lui va bene così. Finché possiamo, facciamo tutto il possibile e poi se il Signore vorrà aumentare, saprà Lui come fare. Anche nella diocesi di Chiavari una congregazione religiosa ha celebrato un anniversario importante e con esso ha potuto così ricordare i semi fecondi della propria storia. Andiamo in Val Fontanabuona, in particolare nel comune di Cicagna, dove da 125 anni vivono e prestano il loro servizio le suore della Presentazione di Maria Santissima al Tempio. Hanno accolto e accompagnato nella crescita generazioni di bambine e bambini e con loro sono entrate come presenza discreta e fedele nelle famiglie di Cicagna e della Val Fontanabuona. Le suore della Presentazione hanno festeggiato con i più piccoli i loro primi 125 anni di presenza in valle, con la messa nella chiesa di Nostra Signora dei Miracoli e con l'affetto delle sorelle venute da tutto il Levante, ma non solo. La nostra congregazione è italiana. E io vengo da Venezuela e praticamente per poter proseguire il cammino di preparazione dovevamo venire in Italia. Ho fatto il noviziato a Roma, nella Casa Generalizia. Dopodiché, quando sono uscita, sono stata a Sestri Levante 25 anni. Ho conosciuto tante suore, anche di 70 anni fa io le ho conosciute le suore, perché c'erano anche delle mie consorelle
di Cicagna che erano con me a Como. E quindi abbiamo lavorato tutti insieme e parlavamo sempre della nostra terra, chi di Cicagna, chi della Sardegna, e quindi sì, è stata una cosa bella. Un momento che ci ricorda tante persone care che sono passate di qui, che hanno seminato del bene, che hanno dato tanta gioia al paese, tanto amore. Sì. Ringraziamo il Signore che finora siamo arrivati proprio 125 anni, però è un ringraziamento da parte di tutto il popolo. Attualmente sono due le suore che vivono stabilmente a Cicagna e che si occupano dei 19 bambini iscritti alla scuola dell'infanzia. Sono stati loro accompagnati dalle maestre e seguiti dalle famiglie e dalle tante persone che hanno trascorso gli anni della loro infanzia nell'asilo ad aprire il corteo che dalla casa ha raggiunto la chiesa dove si è svolta la celebrazione eucaristica. Adesso continuiamo come scuola dell'infanzia. Appunto il carisma della nostra fondatrice è quello di poter arrivare alle famiglie attraverso i nostri bambini, a santificare tutte le famiglie attraverso questi bambini. Oggi con questa festa abbiamo invitato tutto il popolo cicana e anche quelle ex alunni che immagino 125 anni non è un anno. È una presenza forte e duratura. Io personalmente sono una delle ex allieve e come me ho tre generazioni alle spalle, da mia madre, me e mia nipote adesso, quindi siamo rappresentanti come famiglia di questa esperienza, di questa esperienza viva, che è una presenza viva nella comunità. E speriamo che lo sia anche ancora per tutto il futuro, eccolo, e per tante generazioni lo sarà per il futuro. Una presenza di fede proprio per le famiglie, un supporto anche per la loro vita di tutti i giorni. Sì, anche un riferimento tante volte. Io mi ricordo che ad esempio facevamo delle piccole dopo scuola, facevamo anche, e so che adesso per i più piccoli sono anche di riferimento per le famiglie che hanno sempre più bisogno di un aiuto in questa vita molto caotica. La presenza delle suore non è soltanto una presenza di aiuto, di servizio, di ausilio, ma è davvero una presenza buona, amichevole, accogliente, fraterna, che ci aiuta, ecco, a fare legame, a fare comunità, ecco, certamente partendo dai più piccoli, dai bambini, ma poi questo legame rimane poi sempre nel cuore, no? Oggi ricordiamo 125 anni e ricordiamo anche tutti i bambini, tutte le suore che sono passate di qui e che hanno fatto la storia del nostro paese, e credo che la storia di Cicagna non possa essere completa senza il ricordo di questi 125 anni della scuola materna, ecco, dove davvero ciascuno ha potuto mettere il suo seme, quello che aveva nel cuore, quello che desiderava, e che oggi questo seme è cresciuto, è diventata una pianta accogliente, per usare l'immagine del Vangelo del granello di senape, che diventa una pianta dove tutti possono trovare casa. E così è davvero l'augurio che facciamo alle suore della presentazione, perché possano rimanere ancora a lungo con noi, con questa presenza discreta, silenziosa e gioiosa. Presenti anche il sindaco e alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Cicagna. Negli anni hanno dato un grande contributo per la crescita religiosa e culturale della nostra comunità, quindi oggi è una grande giornata di festa e ricordiamo con grande piacere. Quindi è un onore come amministrazione poter sostenerli e partecipare a questo grande evento. Un servizio anche al territorio, alle famiglie soprattutto. Eh sì, soprattutto se ricordiamo 125 anni di storia, negli anni hanno dato un grande contributo proprio per il sostegno, la crescita sociale della nostra comunità, quindi una grande presenza e quindi va sostenuta con grande forza. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, Diocesi Liguri, il nostro appuntamento che vi porta alla scoperta della vita delle diocesi della Regione Ecclesiastica Ligure. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.